Questo podcast è presentato da Neutro Roberts. Hai mai pensato di indossare l'acqua? Curiosa come cosa, vero? E in questo caso non si tratterebbe solo di un'acqua capace di aderire con precisione alla zona del corpo in cui è posizionata, ma di un'acqua con un potere speciale che fa vedere meglio. Questa non è una magia, è semplicemente il principio delle lenti a contatto, presidio medico ormai indispensabile per chiunque voglia correggere difetti di vista senza l'utilizzo di lenti esterne. Ma chi è il primo a cui è venuta in mente l'idea di utilizzare l'acqua per alterare la vista? Ovviamente, l'uomo che da un lato o dall'altro le ha pensate tutte e quando non è riuscito a costruire o realizzare un'idea, quantomeno l'ha progettata. Ebbene sì, il genio che ha dato inizio alla ricerca sulle lenti a contatto è Leonardo da Vinci. Infatti, tra i suoi appunti è stato ritrovato il disegno di un dispositivo in grado di alterare la vista soltanto immergendo l'occhio in una piccola ciotola d'acqua. Non si trattava di un oggetto pratico e nemmeno portatile, ma è la prima intuizione che ci svela la possibilità di creare un'alternativa agli occhiali. E comunque non erano ancora stati perfezionati in quegli anni, ma Leonardo già stava studiando un'alternativa. Quando sei genio, sei avanti a prescindere. Quindi Leonardo da Vinci comunica a tutti che l'acqua modifica la realtà, ingrandisce le cose, le deforma e può anche correggere i difetti della vista. Allora, quanto bisogna aspettare prima che qualcuno inventi le lenti a contatto? Tantissimo! La tecnologia, fino agli anni 80 dell'Ottocento, non è ancora in grado di controllare un oggetto così sottile e costruito su misura su un bulbo oculare, una zona piuttosto delicata da vestire. L'utilizzo dell'acqua, nella sua forma più comune, in campo ottico, continua ad attrarre gli scienziati dopo Leonardo. E in molti provano a perfezionare la sua idea, ma spesso con scarsi risultati. Intorno al 1630, René Descartes, italianizzato col più noto nome di Cartesio, inventa una lente d'acqua sotto forma di tubo riempito di liquido. L'oggetto andava posizionato direttamente sull'occhio per funzionare. Nonostante l'intuizione geniale del contatto tra lente e bulbo oculare, Cartesio non aveva calcolato che una volta installata la protolente a contatto, diventava impossibile chiudere le palpebre. A parte questo dettaglio, l'idea funziona. La base della lente a contatto c'è. Leonardo e Cartesio erano abbastanza capaci di creare delle fondamenta da soli e l'hanno fatto. L'unica cosa che mancava era la capacità tecnica per dare una forma all'acqua senza l'aiuto di un contenitore. Arriviamo nel XIX secolo, quando iniziano a vedersi le prime invenzioni quasi pratiche, sicuramente applicabili con più semplicità rispetto ai modelli di 200 anni prima, ma ancora molto lontani da quelli di oggi, soprattutto per quanto riguarda il comfort e la sicurezza. Nel 1801 Thomas Young inaugura il secolo modificando l'idea di Cartesio. Utilizza un piccolo segmento di tubo riempito d'acqua e fissato all'occhio. Anche la sua invenzione è sperimentale e non del tutto applicabile a lungo termine, ma si tratta di un ennesimo passo in avanti, straordinario, verso il presente. Passo compiuto da un essere umano che definire unico potrebbe anche risultare limitante. Fermiamoci un attimo, perché è giusto approfondirla la figura di Thomas Young, che non era di certo uno scienziato qualunque, ma una persona che parlava più di 10 lingue, un fine studioso di biologia, anatomia, egittologia, oltre che dottore in medicina. È stato il primo scienziato a descrivere l'astigmatismo e ha progettato e costruito l'optometro, nome altisonante e fantascientifico, ma si tratta semplicemente del macchinario con cui ti hanno fatto l'ultimo esame della vista. Thomas Young, pur conducendo la sua professione di medico e dedicandogli gran parte del suo tempo, è riuscito anche a dare molto alla ricerca scientifica sulla diffusione della luce e, come se non bastasse, in quanto egittologo, ha raggiunto progressi fondamentali nel campo della decifrazione dei geroglifici, progressi che indirettamente hanno contribuito anche alla traduzione della stela di Rosetta. Beh, quindi Thomas Young non solo è un personaggio speciale per la storia delle lenti a contatto, ma per la storia del mondo in generale.
Dopo il tentativo di Young di perfezionare l'invenzione di Cartesio, altri studiosi provano ad intrappolare l'acqua per rendere le lenti più leggere e inconsistenti. Sembra quasi una ricerca alchemica, perché l'avanzamento tecnologico non smorza la magia che una ricerca si porta dietro. Bisogna creare una lente trasparente che aderisca con precisione all'occhio, una lente leggera ma solida. E fino al 1888 nessuno ancora riesce a costruirla e tantomeno ad indossarla. Non che con il prototipo di Adolf Fick si sia fatto un gran passo avanti, senza nulla togliere al lavoro impressionante dello studioso tedesco, mente che ha dato tanto alla ricerca sull'occhio e sul suo funzionamento, pensare una lente a contatto composta di fragile e sottile vetro soffiato, no, non è la migliore delle idee. Inoltre, facendo finta che le lenti abbiano resistenza necessaria per rimanere intatte, non potrebbero nemmeno essere indossate per un tempo troppo prolungato perché non permeabili all'ossigeno. Quindi l'idea del professor Fick è scartata. Serve qualcosa di forte e sconvolgente, un'idea che potrebbe venire ad un qualche scienziato del Novecento. Magari uno scienziato che vive in un mondo che ha sdoganato la plastica e immagina un futuro perfetto in cui il polietilene risolverà ogni problema. Tra il 1936 e il 1948 due pionieri dell'ottica statunitense iniziano a combinare plastica e vetro per creare lenti più morbide e sicure. Il primo si chiama William Feebold e vive a New York, dove conduce importanti ricerche sull'ipovisione. Lui progetta e costruisce le prime lenti a contatto ibride plastica-vetro e apre la strada allo scalino successivo, su cui salirà il suo collega californiano, Kevin Tuohy. Kevin Tuohy nel 1948 costruisce il primo modello di lente a contatto interamente in plastica, le prime che coprivano solo la cornea. Questo è davvero l'ultimo capitolo del passato, dell'antichità delle lenti, quando ancora non erano perfette, malleabili, confortevoli e pressoché inesistenti una volta indossate. Oltre il 1948 c'è il futuro. C'è chi ha davvero intrappolato l'acqua. L'uomo che non solo è riuscito a dargli la forma che serve e la possibilità di correggere i difetti della vista, ma l'ha resa capace di essere solida e inconsistente. Non era un mago, era Otto Wichterle. Dopo tutto quello che ti ho raccontato, è chiaro che costruire una lente a contatto è difficile. È difficile pensarla, è difficile produrla, è difficile farla aderire all'occhio. È difficile quasi in modo frustrante. Quindi, per creare la lente a contatto che conosciamo oggi e composta di quel materiale futuristico chiamato idrogel, non serve uno scienziato rinomato, celebre o un docente di un'importante accademia. Non serve uno studioso comune. Per questo genere di invenzioni serve un tipo di scienziato in grado di costruirsi le prime lenti a contatto composte da idrogel usando solo dei pezzi del meccano, una dinamo di una bicicletta e il motorino di un giradischi. E Otto Wichterle questa cosa l'ha fatta davvero. Forte dei suoi studi su materiali alternativi e sulla chimica dei polimeri, riesce a creare un nuovo materiale chiamato idrossietilmetacrilato, o per gli amici, il famoso idrogel. Con questo prodigio della tecnica e della tecnologia è riuscito a costruire il primo prototipo di lente a contatto morbida. Quindi dobbiamo allo scienziato cecoslovacco Otto Wichterle l'invenzione delle lenti. Lui le ha progettate, costruite e vendute. Poi ha aperto una famosa azienda chiamata l'azienda di Otto e vissero tutti felici e contenti. Fine. Sarebbe bello finisse così, specialmente per Otto, che non andava a genio al governo del suo paese, che era la Cecoslovacchia sotto il regime di Stalin. Il regime di Stalin almeno fino al 1953, quando il dittatore muore, anche se dopo le cose non cambiano e le idee di Otto ancora non vengono ascoltate. Così, nel 1961 decide che è arrivata l'ora di smettere di aspettare e agisce. È Natale, primo pomeriggio, e Otto ha un'illuminazione. Vede la macchina di cui ha bisogno pronta, già costruita nella sua mente. Deve solo assemblarla in qualche modo. In casa ha un set da costruzione Merkur, l'equivalente cecoslovacco del meccano. Costruisce la struttura del macchinario e lo motorizza con una dinamo di una bicicletta,
La dinamo innesca il movimento e con un motore di un giradischi riesce a regolare perfettamente i bordi delle lenti, ancora troppo frastagliati e problematici negli altri modelli. Con questo primo dispositivo rudimentale, da Natale del 1961 all'aprile del 1962, Victorle è riuscito a produrre 5.500 lenti. Chapeau! Da Leonardo da Vinci a Thomas Young, da William Feebold a Kevin Tuohy, ogni passo ha contribuito a un traguardo che sembrava impossibile. Per le lenti a contatto, però, è stato indispensabile il signor Otto Victorle, che ha portato avanti la sua visione nonostante tutto, facendo fare alla scienza un salto in avanti senza precedenti. Otto Victorle non ha semplicemente inventato l'idrogel, rivoluzionando il mondo e rendendo le lenti a contatto comode, sicure e accessibili per milioni di persone, ma ha dimostrato che la perseveranza e la creatività possono superare anche gli ostacoli più insormontabili. La sua storia va oltre il trionfo scientifico. È un esempio di coraggio e determinazione verso ogni sfida. La testimonianza del potere dell'ingegno umano di cambiare il corso della storia.